Facciamo un salto in Liguria, nell'entroterra Ligure, il 75% del patrimonio è boschivo. Come valorizzare questi boschi? Ne parliamo con il direttore della Coldiretti Savonese. Oggi siamo con Antonio Ciotta, il direttore di Coldiretti Savona. Antonio, la Liguria è la regione italiana a più alto indice di boscosità. Quali sono le caratteristiche della selvicoltura della Val Morbida? Guarda, allora, esattamente come dicevi tu, insomma, la Liguria ha circa il 74% della propria superficie dedicata al bosco, che è un grandissima percentuale. Fate calcolo che poi nella media nazionale è esattamente il contrario, circa il 30% delle superfici delle regioni a bosco e la restante parte invece dedicata al sistema agricolo, oltre eccezione fatta naturalmente per tutta la parte urbanizzata. Le caratteristiche del bosco nella Val Morbida, innanzitutto è un bosco, tra virgolette, rispetto magari a quelli più classici a cui siamo abituati a pensare, tra virgolette, povero, povero perché sconta ancora un po' di ostacoli, diciamo così, è ancora un po' fermo ai box e ha bisogno di trovare quella giusta energia per uscire a grandissima velocità. Ha grande potenzialità e ha un grandissimo valore, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale per una realtà come quella della Valle Bormida. Quali sono le problematiche, le prospettive delle aziende che portano avanti la silvicoltura in quest'area? Ah, guarda, per un certo periodo questa è stata un'attività un attimino abbandonata e per cui, così come era, sotto alcuni aspetti, abbandonato proprio, tra virgolette, il territorio, no? Come la più classica delle situazioni, la corsa verso i centri urbani alla ricerca di altre prospettive di vita. Negli ultimi anni questa realtà avviene, come tantissime altre realtà rurali, agricole e di montagna, come dire, riscoperte, forse oggi anche... Dopo la brutta esperienza che questo paese ha vissuto di pandemia e per 3 mesi, 4 mesi abbiamo saputo apprezzare quello che magari per 30-40 anni non eravamo più capaci di apprezzare, una realtà come quella della Valle Bormida, del bosco, che è un bosco che non ha bisogno dell'uomo, ma è l'uomo che ha bisogno di quel bosco in una maniera, come dire, se volete, sotto alcuni aspetti primordiale, ma in una maniera veramente esistenziale. Ha delle grandissime potenzialità, ha bisogno di trovare i giusti equilibri e ha bisogno di trovare il giusto supporto nella politica e il giusto supporto nella società civile. Perché, ribadisco, non è il bosco che ha bisogno dell'uomo, ma è l'uomo che ha bisogno di quel bosco. Siamo con Niccolò Canepa, il presidente dell'Associazione Regionale Imprese Boschive. Niccolò, in che cosa consiste il progetto Bosco Amico? Il progetto Bosco Amico è un'idea che ci è venuta per poter portare i ragazzi delle scuole, principalmente medie superiori, a vedere un cantiere forestale attivo e operativo in tutto e per tutto. Per educare i ragazzi e spiegargli che il bosco va gestito bene, per poter crescere, per potersi rinnovare. Che le tagliate, soprattutto di boschi cedri, dove si taglia praticamente tutto, si lascia giusto qualche pianta di matricine, non sono dei danni al bosco, non sono delle problematiche, ma è un bosco che viene gestito, viene rinnovato e viene curato. Quali sono i possibili sviluppi futuri di questo progetto? Che cosa vi aspettate da questo insegnamento ai ragazzi? Ci aspettiamo che portino a casa appunto questo insegnamento, che il bosco va gestito per prevenire anche problemi di dissesto idrogeologico, il bosco va rinnovato, per poter essere usato, anche nelle prossime generazioni. Stiamo collaborando con la dottoressa Anna Ferrando del CEA, Centro Educazione Ambientale, stiamo facendo un video didattico. Proprio per i problemi che ci sono adesso col coronavirus, non potendo portare le scuole in bosco, abbiamo deciso per iniziare di portare il bosco nelle scuole.